Se ti piacciono i montaggioni delle live di YouTube, adorerai i montaggioni delle live di Twitch. Sigla. Sigla, non c'è una sigla, Peppere Peppè, ho preso una botta. Ora, come detto, adesso si aprirà il capitolo della diretta dedicata a le opinioni pericolose, le opinioni controverse, però io qua devo fare un minimo di lavoro di presentazione perché devo rimettere tutto a posto, mi serve lo spazio per avere il computer davanti e soprattutto devo spostare la webcam. 2000 years later. Round 1, fight. Una mia opinione controversa, nel senso che comunque sto di essere in minoranza. Io non ho mai amato di tanto Brett. Riconosco che è bravo, però non mi ha mai fatto impazzire tantissimo sul ring. Forse anche perché i suoi match sono anche di un'altra epoca, quindi. Ma va a cagare! Alla fine una cosa che in tanti hanno detto, se vogliamo proprio mettere il carico da 90 per quanto riguarda Bret Hart, secondo me l'Iron Man match è uno dei match più sopravvalutati della storia del wrestling. Non è che non mi piace Brett, però diciamo che l'ho sempre trovato un po' noiosetto. Poi sicuramente è un ottimo wrestler, però non è mai stato nelle mie corde. Ok. Michael era meglio. It's funny because it's true. Secondo me, la New Generation Era è sottovalutata. Nel senso che ha un'annata tremenda, il 1995, ma sarebbe come definire tremenda l'Attitude Era basandosi soltanto sul 1999. Lo statement di definirla un'epoca tremenda per i valori economici è assolutamente legittimo. Questo c'è, perché c'è, c'è, perché c'è. Però io sono certo che se alcuni fan annoiati di questo periodo, del wrestling in generale, che comunque apprezzano quel tipo di lotta, vanno a riscoprirsi qualcosina della New Generation, rimarranno piacevolmente sorpresi. Secondo me Survivor Series del 95 è un ottimo pay-per-view. Infatti credo che il problema della New Generation a livello di periodo sia, no? Non sia tanto il lottato, perché comunque il lottato non è brutto, No, no. effettivamente. Giustamente hai ragione. Il problema sono le storie e probabilmente anche le gimmick, perché comunque ci sono dei personaggi che debuttano che sono assurdi. Però credo che principalmente sia anche alla fin fine la New Generation, figlia di un periodo in cui comunque la WWE e il mondo del wrestling in generale negli Stati Uniti è praticamente fresco del processo steroidi, e quindi c'è innanzitutto dei fisici completamente diversi al top. E quindi è un salto magari troppo netto per il pubblico americano da assorbire. E quindi ci va del tempo, cioè ci è voluto del tempo praticamente per riassestarti, praticamente fare l'assestamento dopo il terremoto, lo scandalo steroidi, il crollo dei fisici. Nel 2021 la gimmick più geniale che ho visto nel mondo del wrestling nel 2021 sia quello che ha fatto Matt Cardona in GCW. È la storia praticamente di due parti della sua carriera. Lui era Zack Ryder in WWE. È andato via dalla WWE. E lui è andato in giro praticamente nelle altre compagnie. Impact, ha fatto anche qualche apparizione in AEW. Le cose andavano benino, però diciamo che a livello diciamo di successo non è che stessero andando proprio granché bene. Evidentemente questo malato di mente, perché è l'unico modo per definire un personaggio del genere, ok. Cosa posso fare per reinventare la mia carriera, per comunque far parlare di me? Vado a fare i deathmatch in GCW e il mio personaggio sarà heel e sarà tutto quello che era Zack Ryder moltiplicato per 100, perché so benissimo che in GCW odiano la WWE, perché comunque è tutto quello che la GCW non è, e la GCW è tutto quello che non è la WWE, e quindi io praticamente vado lì come Zack Ryder però moltiplicato per 100. Round 2, fight. Io nel 2004-2005 odiavo Eddie Guerrero. Io odiavo Eddie Guerrero. Tu non sai un cazzo. Parti da questo presupposto. Vabbè, ma hai totalmente ragione. Nel 2004 avevo Go Ahead per Eddie Guerrero,
perché non sopportavo il modo in cui Valenti ne parlava. Continuando sull'odio verso specifici personaggi, io non ne posso più. Mi sta in culo, per citare Mattia, Cody Rhodes. Non ne posso più. Lui e quella maledettissima, stramaledettissima Brandy che si definisce Miss Libertà su Instagram mi stanno in culo. Almeno fino a 2 settimane fa, quantomeno la risposta del pubblico era positiva nei suoi confronti. Adesso le cose stanno cambiando. E credo che il reality show non aiuterà da quel punto. E io non ho visto quella monnezza, no, ma... di reality. Allora, vuoi che ti descrivi il reality show in pochi secondi alla fin fine? Ehi, vi ricordate Miz e Mrs.? Vi ricordate che comunque Miz e Mrs. ha contribuito a rendere più simpatici The Miz e sua moglie alle masse? Benissimo! Facciamo il contrario, quella roba lì, ma totalmente all'opposto. Comunque, per terminare la mia opinione su Brandy e Cody, mi stanno sul cazzo come si pongono, vogliono imbracciare l'America in modo forzato, manco fosse Lex Luger, e Lex Luger era biondo davvero, mentre Cody è costretto a tingersi. La moglie mi sta sul cazzo perché quando era partita l'AEW aveva una storia, poi ad un certo punto si è detta: oh, ma io sono la moglie di Cody Rhodes, facciamo quel ruolo, chi se ne frega di tutte le altre storie che abbiamo cercato di raccontare. Mi stanno troppo sul cazzo, non ce la faccio. Poi lo sapete, io ve l'avevo già raccontato, parlo alla chat anni fa, quando ho definito Cody Rhodes un lottatore accettabile, ma che il suo meglio lo dà sempre con gimmick astruse, perché io ci butto dentro anche questa nel calderone. A me Stardust piaceva come gimmick. Menatemi, crocifiggetemi, a me Stardust convinceva non poco. Mi ha sempre fatto cagare To Be Loved come sigla di Rock. Non l'ho mai sopportata. Non a livello di quella di Nickelodeon. Look at this photograph! Vabbè, tanto è la stessa cosa. Però non mi è mai piaciuta quel tipo di sigla lì per Rock. Sono più per la sigla dell'Attitude Era. Quella degli Union Underground? Quella dal 2002 al 2006. Anche quella non mi piaceva. No, questa è ancora più grossa quella di To Be Loved. Aspetta, che cambio. To Be Loved non mi è mai piaciuta come sigla di. Sì, però è molto più controverso che non ti piaccia la team song dal 2002 al 2006. Ora io ho paura a chiederti questo, però. Vai. Rise Up dei Drowning Pool per SmackDown? No! Non piaceva neanche a me. No! Cause you had a bad day, you take one down. Che Sammy Guevara, ok, è un Angel Garza è 10 volte meglio di Sammy Guevara. Però mi è piaciuto come hai fatto subito marcia indietro, perché volevi dire qualcosa su Sammy Guevara e alla fine ti sei parato il culo facendo un paragone con Angel Garza, così, pur di non dire quello che pensi di Sammy Guevara. No, la realtà è più brutale la cosa. Io adoro Orange Cassidy. Aspetta, Orange Cassidy? Però credo che gli stessi che dicono Big E merda perché è comedy, ha vinto il titolo. Se dessero il titolo a Orange Cassidy, tutti quanti sarebbero il tuffo, meno male, finalmente! Possiamo tradurre per Michael comedy equals money, semplicemente. Allora, se fosse successo magari un anno fa, ti avrei dato ragione. Adesso però Orange Cassidy, per quanto sia ancora comedy, comunque effettivamente se tu guardi le puntate è molto diminuita la sua componente comedy. Non sto dicendo che sia diventato completamente serio, però rispetto all'inizio, quantomeno, i suoi match sono già molto più seri, quindi è già una situazione un pochettino diversa. L'altra opinione è che Damian Sandow in realtà sia uno dei più sottovalutati che sono passati per la WWE. Pensando qualsiasi cosa gli hai fatto fare è andato over, l'ha fatta al massimo. Come Damien Sandow, però, perché il vantaggio per lui è stato azzeccare la gimmick. Tu, Michael, ti ricordi chi era Damien Sandow prima di essere Damien Sandow? Lui nel 2006, in coppia con un altro zozzone, era il cocco della maestra Michelle McCool.
Ma sulla WWE c'ho semplicemente che Angelo Dawkins, secondo me, non ha, ha tutto il talento che ha, lo ha semplicemente perché è a fianco a Ford. Montez Ford da solo può ammirare anche un titolo minore. Cazzo sì! Ma io ho detto, Montez Ford, secondo me Mattia soffre ancora da sindrome da stress post-traumatico per i segmenti dove loro facevano la parodia del Saturday Night Live e facevano praticamente i conduttori di Raw. Secondo me lui è ancora traumatizzato da quei segmenti. Round 3. Fight! Io sono un po' di anni che sono passato oltre Punk e secondo me non ha più un cazzo da dire. Mi piaceva Punk ai tempi, non lo posso negare, però sarà che sono passati anni, ma non me ne frega più niente di quello che fa CM Punk ormai. L'effetto che ha fatto a me è appunto che l'ho visto lottare, ha detto un sacco di cose che mi sono sembrate un po' ipocrite. Il pregio di Punk, che è anche quello di Jericho, è quello di sapersi sempre reinventare in un modo o nell'altro. Invece Punk è come se fosse ancora bloccato a quel personaggio lì. Invece più che altro tu credi che CM Punk sia un personaggio? Io ormai credo che l'aria del rivoluzionario, il costume del rivoluzionario ormai lo abbia fatto suo nel privato. Ormai lui è così. Cioè non si fa problemi a dire quello che pensa o andarsene a casa se le cose non gli stanno bene. Non credo che da Dakota Kai sia materiale da main event. Materiale da titolo? Da titolo mondiale? Esatto, bravo. Non riesco a percepire tutto questa bravura. Diciamo, per un periodo della sua carriera lei era la Bailey da Discount, vogliamo dirlo? Finito di dire cagate? Che Bray Wyatt io non lo riesco a vedere, il genio che mi dicono tutti. Cioè, ha delle buone idee, ma non mi dicono un cazzo. Ehi, ma è del mestiere questo? Il match di AJ Styles contro Taker mi ha fatto cacare. Cioè, si sta ribaltando la situazione! Più che altro è... La cosa che posso dire è che fa strano vedere Taker che si ritira con un match del genere, non con un match vero. Per quanto è stato un vantaggio da un certo punto di vista, perché comunque, almeno con la tecnica registica, hanno fatto in modo di proteggerlo e non fargli fare figure barbine come per esempio la figura in Arabia contro Goldberg, che in chat stanno citando da un bel po'. Abbiamo capito, ragazzi, odiate Goldberg, va bene, ma non è molto controverso onestamente. Ne tiro fuori un'altra io, opinione controversa. La Ruthless Aggression è meglio dell'Attitude Era. Dal punto di vista del wrestling, superiore di gran lunga. Si dice sempre che la Ruthless Aggression sia la morte, la fine della creazione di nuove superstar, quando non è vero. Da quella generazione sono usciti John Cena, Batista, Randy Orton, l'ultima vera grande generazione di atleti. Non c'è un singolo pay-per-view dell'Attitude Era che viene ricordato per il bello spettacolo, a meno che non ci siano match o momenti esagerati come per esempio King of the Ring 98 con l'Endo Vanero, ora SM 17 che è il finale, ma vi potrei citare una caterva di pay-per-view della Ruthless Aggression che hanno fatto la storia, sono bellissimi ancora oggi, e lo SmackDown del 2002 e del 2003, il miglior show di wrestling che ci sia mai stato. Final round, fight! Secondo me, sì. Miro / Rusev è la peggior perdita per la WWE. Non è il miglior lottatore, sì. È inferiore ad Adam Cole, a Daniel Bryan, ok, ma con Rusev in casa avevano una cazzo di star, avevano una stella che non hanno saputo sfruttare, perché ogni cazzo di anno gli davano il personaggio del marito cornuto o dello straniero invasore, quando potevano scriverci una storia di lui che imbraccia l'America, lo avrebbero reso il babyface della vita. Undisputed Era nei primi anni gestita un po' col culo. Poi l'ho sempre detto, per me il periodo più bello dell'Undisputed Era è quando riescono finalmente a fulfillare, perdonatemi il termine italianizzato, la profezia, che è una cosa che avrebbero dovuto far subito, porca di quella puttana. Secondo me hanno sbagliato tantissimo
con l'Undisputed Era a non dargli il titolo subito. Loro, secondo me, come stable erano figa, ma perché funzionavano, ma quello sicuramente loro, perché loro erano fighi. Però che l'abbiano gestita male, non avrei obiezione da me su quella cosa lì. E il periodo migliore alla fine lo abbiamo quando riescono a completare la profezia. I regni di Nakamura sono una merda. In generale questo è vero. Nakamura è una grossa delusione in generale. Proprio in tutto. Una volta superato NXT, Nakamura non ha fatto nulla di concreto. Ha vinto la Rumble e cioè, ricordiamo tutti la faida con AJ Styles. Lui particolarmente allora, svogliato. Io ti dirò anche questo, e questo è forse più impopolare. Secondo me Nakamura, a parte il match con Zayn, non ha mai fatto niente mai brillato di particolare. Il main roster sì. Si può tranquillamente discutere, effettivamente. Ma anche NXT, anche i match con Joe non erano brutti, ma non erano sti capolavoroni. Travis Kidd, io ti spacco la faccia. Cosa ha detto? Detto che The Coach sa farsi odiare come Corbin, però Corbin lo difende e The Coach mi sta incontrando. No, è involontario l'odio che generava The Coach, quindi ti spacco il culo, Travis Kidd. Con tanto affetto. Io da fan di Coachman ti dico che c'ha ragione. Ma andate tutti a fanculo. Il montaggione è finito. Vi è piaciuto? Fatelo sapere con un commento qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo video del sindaco. Ah! Sono un lessico! E iscrivetevi al canale del sindaco di Suplex City, avete capito? Parrai! Diglielo! Diglielo!